Nell'episodio precedente. Sono Denise, piacere. Ciao Denise. Ciao, sono Monica, la babysitter che avete chiamato. Adesso ci mancava anche un'altra babysitter. Io ho un piano, rapire Hillary. E non può fallire. Allora posso fare la prova? No. No, assolutamente no. Tu non ti immischiare. Stefano aveva già scelto me. No. Lancio una sfida. La migliore che cucinerà un bel ciambellone vincerà il posto da babysitter per Hillary. Ma che cosa si canta? Ma che cosa avrà da ridere questa qui? Ma le bucce ci andranno o no? Boh, io ce le metto. Che bello, io amo preparare i dolci, sono sempre felice. Amo stare con i bambini, non vedo l'ora di far assaggiare questo super dolce alla piccola Hillary. Ci manca un po' di latte, fammi assaggiare. Ma che buono, latte! Il latte dov'è? È bravissima, guarda. Ma sì, quell'altra che fa? Le bucce dell'uovo. Infatti. Dov'è il latte? Oh, eccolo qui, che bello! Oh. E adesso io invece cosa ci metto? Buono! Il prosciutto nel ciambellone, ma che schifo! Ma è possibile che Stefano non se ne accorge? Poi quello è il suo prosciutto, il prosciutto crudo di Stefano non va toccato. Senti, io ci metto il prosciutto, sarà buono, dai. Giriamo un pochino. Ha un bel aspetto. Oh, l'impasto è pronto. Scusami. Oh. Eccolo qui. Oh, perfetto. Impasto come lo faceva la mia mamma. È bravissima Stefano, Denise. Sta usando il tuo prosciutto? Chi se ne frega del mio prosciutto, si ricompra, ok? Si ricompra. Ma il prosciutto. Ma quando lo voglio prendere io non me lo fai neanche toccare. Tu non sei Denise, va bene? Tu non sei Denise, faccia fare. Denise, abbonda con il prosciutto. Va bene. Hai sto, ha detto va bene, ha detto. Ma il prosciutto nel ciambellone, Stefano? Ma il prosciutto nel ciambellone, Stefano, certo, perché non ci può andare? Cioccolata no. E prosciutto crudo, è perfetto. A Hillary piace, fate fare gli affari vostri, ok? Ok, va bene? Oh. A Hillary non piace così. Tesoro, siccome ho finito prima di te, posso infornare prima io, per favore? Ma sì, fai come vuoi. Un po' di ketchup, il tocco finale. Adesso è perfetto. Tesoro, ti sei levati, questo sì che è un ciambellone, non il tuo. Per me vincerà sicuramente Denise. Ho visto già che metteva delle cose particolari. Che Monica là, perché l'avete chiamata a fare voi? Nemmeno doveva starci questa gara. Funghetti, secondo voi chi ha fatto il miglior ciambellone? Denise o Monica? Per me Monica. Scrivetelo nei commenti. Tra poco in questo video. Buonissimo. Ho visto lei che bacia un treno, che bacia un gatto che... Ma che è successo? Andiamo, ora ti spiego. L'aereo parte tra pochissimo, quindi sbrighiamoci, andiamo. Ma scusa, andiamo. Ma... Stefano! Non è sicuro. La bellissima zia Nicole. Questo è Gaia, l'amica della zia. E questo per il papà Stefano. Allora, è un dolce con le gocce di cioccolato. È proprio la ricetta di mia nonna. Ecco qua, prego. Ops, ho fatto cadere, perdonatemi. Ecco qui. E questo è il terzo per neanche, te. Gli è anche caduta la fetta, nemmeno sa servire. Oh, lo sto pulendo, sto pulendo. E poi guarda come è venuto male, guarda. È basso, lo vedi? È poco lievitato. Lo vedi che è tutto basso, ammassato. Questo qua, Hillary, nemmeno piace con queste gocce di cioccolato. Guarda, non gli piace. Guarda come l'ha fatto male. È il suo male. Preferito. Ma quale voglio zio vedere cosa fa Denise, infatti. Vediamo, infatti, voglio vedremo. Vedere. Ok. Mi farò due risate. Voglio proprio vedere, voglio proprio vedere. Io nemmeno lo mangio questo qua, guarda. Non vedi, lo mangi. Mamma mia, Monica, sei la cuoca più brava che abbia mai visto. È troppo buono. Mangia. Ma non lo voglio, non lo voglio. Ho visto che ci ha messo dentro.
Denise ci ha messo dentro tutto quello che serve per una bambina che cresca sana e forte, come le proteine e il calcio, ok? Ma sai che il calcio te lo darei io? E tu? Eccomi, ora ci sono io, basta, levate questo brocchio. Eccolo, il vero ciambellone italiano, ragazzi, ecco qui. Stefano, lo vuoi assaggiare? Certo, certo, per me è buonissimo. Monica, questo è un ciambellone, ok? Questo è un ciambellone fatto bene, guarda, vedi, è sostanzioso, sodo e buono, non quello come quello che hai fatto tu, va bene? Sei impegnata, dai, è stata brava. Guarda. Buonissimo, buonissimo, buonissimo. Poi guarda, si taglia che è una delizia. Guarda, guardate, guardate questo. Ecco qua, guardate questo. Stefano! Guardate, guardate, guarda la... Assaggia. Senti, volete la sfida? La dovete assaggiare. Ah no? C'è il prosciutto. Cosa? C'è il prosciutto. Sapete cosa vuol dire questo? Che se voi non la mangiate, la sfida è in automatico. Sapete chi l'ha vinta? Denise, ok? La... Mangia il pane, mangia, mangia quello di Monica, è molto buono e salutare. Mangia, zitto. Questo ti dico questo ciambellone. Di Monica. Vabbè, facciamo una cosa. Sì. Facciamo un'ultima sfida, ok? Questa è annullata, sfida annullata. Non ne sei sicuro? Sfida annullata, basta, dicendo io sono papà di Ilaria, ok? Essere una brava babysitter si deve sapere intrattenere i bambini con canzoni, balli, giochi e tantissime altre cose. Quindi questa è l'ultima sfida e a questa si deciderà chi sarà la babysitter di Ilari. Allora, io conosco un sacco di canzoni, la mia preferita è Baby Shark. Baby Shark, tu 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 tu, Baby Shark, tu 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 tu. Va bene, va bene, basta, basta, questa cambiamo canzone. Se sei felice tu lo sai, batti le mani. Se sei felice tu lo sai, batti le mani. Questi sono matti, io voglio solo rapire Ilari e andare via da questa casa. Se sei felice tu lo sai e mostrarmelo dovrai. Basta, 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 va bene, va bene. Facciamo Denise, per favore, vieni a cantare tu, fai vedere come sei brava a cantare e a ballare. Sì, sì, le so tutte le canzoni per i bambini, non vi preoccupate. Sentite, vado, vado. Ho visto lei che bacia un treno, che bacia un gatto che... Questa qua del treno che ficca il gatto sotto, no? E poi... Tu stia scherzando! Perché? Non è così, la canzone è così, è vero? Anche voi da casa, anche voi da casa, scrivetelo se è così la canzone. Per me è così, ok? No, la canzone faceva... Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me. Mon amour, amour. Ma ve la state inventando? Levatevi, Denise, Denise? Non è che non è stata male, è stata proprio la migliore, meglio di Elodie, la cantante originale. Quindi mi dispiace, la prova è finita, hai perso, sei uscita. Ma no, ma io no, ho bisogno di lavoro, Stefano. Ma mi dispiace che hai bisogno di lavoro, vado da un'altra parte, perché lei. Bella lei. Quindi per favore ti accompagno verso Dai. La porta, ok? Ho capito, ma Monica, mi dispiace. Adesso come faccio? Io devo pagare le bollette, c'ho l'affitto, io volevo questo lavoro. Mi dispiace, non sapevo che cosa gli fosse preso così a stare. Vabbè, vado, dai, grazie lo stesso. No, però mi dispiace. Era troppo carina e perfetta, aveva anche bisogno di lavoro. Sì, ma io non so che cosa gli ha preso Stefano. Che cosa possiamo fare? Non lo so. Non lo so, ormai. Allora Denise, ovviamente sei stata assunta perché sei bravissima. Per lo stipendio è tutto quello che vuoi, dimmi quello che vuoi, non c'è problema. Okay. Quindi da domani, se vuoi puoi venire, da domani mattina. Oddio, Stefano, scusami, io non posso iniziare subito a lavorare. Io da domani vado in vacanza, Stefano, però se vuoi puoi venire con me. In vacanza con te? No, ma io non posso, cioè io devo stare con Ilari. Ma chi se ne frega, Stefano, dai, Ilari in qualche modo farà, si arrangiasse. Va bene, andiamo a preparare le valigie allora. E adesso che cosa hai intenzione di fare? Facciamo una cosa, tu adesso accompagnami, andiamo a prendere Ilari, ok? Torniamo qua prima che lui parte con lei. Andiamo. Ok, andiamo. Adesso Funghetti vado a prendere Ilari e andiamo subito a casa sperando che Stefano non se ne sia andato. Scusami, che Stefano, te la preparo io la valigia, non
non ti preoccupare. Valigia, ma dove andiamo? A un posto di mare. E ovviamente paghi tu, eh. No, certo, ma io preparo tutto, eh. Va bene. L'aereo parte tra pochissimo, quindi sbrighiamoci, andiamo. Ma scusa, andiamo. Ma aspetta, ma dammi il tempo, ma Hilary. Ma Hilary, a chi la lascio? Ma fammi pensare. Va bene, ma io sono innamorato, ragazzi, sono innamorato. Ma che è successo? Andiamo, ora ti spiego. Perché Nicole mi ha chiamato due volte? Che cos'è questa storia della babysitter? E adesso ti spiego, intanto dobbiamo andare. Me lo spieghi? Dai, andiamo! Va bene, ok. Ma qual è il posto di mare? Dove andiamo? In Egitto? In Sardegna? Un posto bellissimo. Ora vedrai. Va bene, mi fido di te. A proposito, Funghetti, secondo voi sto facendo la scelta giusta, certo, ad andare via da casa, vero? Certo, quindi Funghetti, scrivetemi nei commenti se secondo voi è giusto che devo partire o non devo partire. Ma certo che è giusto, Stefano, non ti preoccupare, è vero? Vado. Stefano! Speriamo che Stefano non sia già andato via. Stefano! Sicuro sta qui. Papà! Dimmi che sei qui, dai! Non ci sono più i vestiti. Perché non ci sono i vestiti? Gaia non è come penso, vero? Ila, io non lo so, spero veramente che tuo padre non ti abbia lasciato qui. Ti prego, non mi lasciare anche tu. Angela, adesso lo troviamo. No, di sicuro andrò via. No. Dai ragazzi, per aiutare Ila, iscrivetevi al canale e scriveteci secondo voi nei commenti dove possiamo trovare il papà di Ila. Iscrivetevi al canale e scrivete nei commenti dove posso cercarlo. A domani.